In quest'altra applet la rotazione del rotore indotta dall'esterno produce un flusso variabile del campo induzione magnetica B attraverso il circuito e il circuito reagirà generando una corrente indotta alternata che gira una volta in un senso e poi al contrario, e questa corrente alternata farà accendere e spegnere la lampadina. Vediamo che la lampadina si accende e si spegne. Gli alternatori vengono utilizzati per produrre energia elettrica, o più precisamente corrente elettrica, sia nei grandi impianti industriali, cioè le grandi centrali elettriche, sia nei piccoli generatori domestici. La rotazione può essere prodotta dal vento in una centrale eolica, o dal flusso d'acqua in una centrale idroelettrica, o dal flusso di vapore che attraversa una turbina nel caso delle centrali termoelettriche, in cui il vapore ad alta pressione e ad alta temperatura è ottenuto dall'acqua, riscaldandola in una caldaia e facendola vaporizzare. Il riscaldamento dell'acqua si ottiene bruciando un qualche combustibile, gas naturale, carbone, biomasse, anche combustibili nucleari.